Nel cuore di Gabi. Nel lontano 1999, un sogno prese vita. Cristina Lazzarino, una giovane ballerina, con una passione ardente per la danza, decise di trasformare la sua visione in realtà. Così nacque la scuola di ballo Lion Dance. Sui primi giorni, la scuola si distinse per la dedizione e l'amore per l'arte del movimento. Cristina, con il suo carisma e la sua professionalità, attrasse talenti da ogni dove, trasformando la scuola in un vivace centro di creatività e apprendimento. Ogni anno, i suoi allievi calcavano palcoscenici prestigiosi, portando a casa premi e riconoscimenti, diventando ambasciatori di una tradizione che univa tecnica e passione. Ma poi l'imprevisto. Il 2020 portò con sé una sfida che nessuno avrebbe potuto prevedere. La pandemia di Covid-19 colpì duramente il mondo intero e la scuola di ballo Lion Dance non fu risparmiata. Le luci si spensero, le sale da ballo rimasero silenziose e le porte si chiusero. Sembrava la fine di un'era. Cristina, tuttavia, non si arrese, determinata a portare ancora emozioni e orgoglio nel paese che l'ha vista realizzarsi e raggiungere traguardi impensabili. Iniziò a pianificare il ritorno nella sua amata Gallico. E così, questa sera, la scuola di ballo Lion Dance rinasce come una fenice.
Buonasera a tutti, popolo di Gallico! Intanto grazie, vedo tantissima gente qui nel pubblico, tanti miei allievi, tanti genitori, tante persone del paese che mi conoscono e che mi hanno seguito negli anni. Questa sera ho pensato di fare questa piccola cosa che inizialmente era iniziata, doveva essere un banale ballo, una sola esibizione. Poi man mano che le cose prendevano piede ci abbiamo preso gusto, per cui vedrete tre pezzi. So che qualcuno mi aspettava da tempo, in questo paese ho dato la vita, io e tutti i ragazzi che mi hanno seguito, e sono emozionatissima perché sono più emozionata di quando ballavano. Ci tenevo perché questa è stata una scuola che ha dato tanto a questo paese e poi si è spenta semplicemente a causa del Covid per una scelta di vita che ho fatto. Non rinnego nulla, anzi, magari potrei continuare a fare questo che ritengo sia il mio lavoro. Per cui, con immenso piacere stasera, ho pensato di regalarvi qualcosa di quello che ci ha sempre rappresentato. So che molti genitori sono felicissimi di veder ballare nuovamente i figli e so che sono orgogliosissima di loro, perché in 4 anni nessuno di loro ha pensato di andare da un'altra parte. Questo vuol dire che quello che abbiamo lasciato a loro, che ho lasciato, che ho dato, non è cosa da poco. Il richiamarli dopo tanti anni e il sentirsi dire Sigri, per te ci siamo, è stata la cosa più bella che mi potesse ritornare indietro. Vuol dire che questo lavoro l'ho fatto con tanto amore. E grazie anche a tutti i genitori, poi vi ringrazierò dopo. Allora, se ci siamo, io direi di mandare un piccolo video che un po' ci rappresenta e che anticipa quello che andremo a fare dopo.